Rivedere tutti quanti voi per noi è una grande gioia. Cercheremo di trattenere, controllare le nostre emozioni. Non sarà facile, ma ce la metteremo tutta. Per cui siamo felici di essere con voi perché ci siete tanto cari. E ringraziamo Dio per questa opportunità che ci dà di ritrovarci insieme. Parleremo un po' più là di quello che è stata la nostra esperienza nella bellissima terra dello Zimbabwe. Adesso vorremmo continuare a lodare il Signore e poi vorrei condividere con voi un brano della scrittura che stamattina già è stato accennato per un po', ma lo approfondiremo. Allora, io ho bisogno di... aiutami per te a leggere questa. Allora, come avete sentito, siamo la famiglia Longo, il piccoletto ormai è andato a scuola domenicale, che ormai ha 11 anni, non è tanto più piccoletto, però... Vuoi questo? Spero di non fare nessun danno qui. Ecco qua. Allora, uno dei ministeri che abbiamo svolto in Africa era quello del worship. Non è una novità, perché sapete, il Signore ci ha dato di... Mettilo al contrario, visto che così si vede per tutto il testo. Yes. Well done. E quindi è un ministero che il Signore ci ha benedetto pure. Abbiamo visto veramente come Dio ha guidato questo ministero in Africa. Abbiamo imparato tanto dagli africani. Come lodare Dio. Abbiamo imparato tanti canti da loro che poi sentirete, ma adesso vorremmo cantare questo canto che vuole proprio enfatizzare chi è il nostro Dio nel quale noi crediamo. Lui non è un Dio creato dagli uomini, dice il testo. Lui è Dio e lo sarà in eterno. E noi possiamo invitarli soltanto a conoscerlo. Io spero che stamattina possiamo insieme conoscere il nostro Dio, colui che noi cantiamo, predichiamo, parliamo e chiamiamo soprattutto. Ok, spero che la tonalità va bene.
Alleluia! Noi siamo venuti stamattina qui per fare una cosa ben precisa. Siamo venuti per vederci, per salutarci, siamo venuti per incontrarci, ma siamo venuti soprattutto per incontrare Dio e adorarlo. Siamo stati in Africa, in Zimbabwe, 6 anni, e durante questi 6 anni siamo venuti alcune volte in Italia per visitare parenti e chiese. E l'impressione che abbiamo avuto quando siamo rientrati in Italia è stata molto, l'impatto, voglio dire, è stato molto forte. E noi venivamo da un posto, anche se quando siamo andati lì l'impatto è stato anche forte, però poi ci siamo abituati in quella situazione. Ma quando siamo venuti in Italia abbiamo visto le cose un po' diverse, abbiamo visto le persone un po' diverse, persone che sono sempre nervose, persone che sono sempre agitate, sono stressate, corrono a destra e a sinistra, e persone che hanno sempre qualcosa per lamentarsi. E questo ci ha colpiti, cosa che noi non abbiamo visto in Africa. Alleluia. Nonostante la gente in Africa ha tanto bisogno, non abbiamo visto questo lamentarsi, criticare sulle cose, sulle persone. No, in Italia invece c'è una critica che è molto forte verso le persone, verso le situazioni, verso i governi, e questo l'abbiamo sentito molto forte. La lamentela è qualcosa che la si vede dappertutto. Genitori si lamentano dei figli e del comportamento loro, e figli altrettanto si lamentano verso i genitori che non ottengono quello che vogliono. Gli operai si lamentano della loro propria busta paga perché è sempre poco. Ci lamentiamo delle autorità, del governo che sono posti su di noi, ci lamentiamo del traffico in città. Quante volte ci siamo lamentati del traffico in città? Poi abbiamo anche la situazione in cui il marito si lamenta della moglie e la moglie altrettanto si lamenta del marito. No, c'è mai capitato a noi, vero? Mai? Purtroppo questa è la realtà. Siamo insomma delle persone che si lamentano, lamentose. Gente che non è mai contenta di quello che ha. Non è mai soddisfatta, vorrebbe sempre di più, di più, di più, eppure quel di più non soddisfa ancora. E insomma, ho scoperto poi anche che coloro che dicono di credere in Dio, anche quelli che credono in Dio si lamentano, sapete? Noi ci lamentiamo del vicino di casa che fa troppo rumore, del nostro prossimo. Noi ci lamentiamo della famiglia, che le cose non vanno in famiglia, di ogni membro, della famiglia che Dio ha istituito per il nostro bene. Ci lamentiamo anche della Chiesa, dei suoi membri, ci lamentiamo dei loro responsabili, anziani, pastori, diaconi. Ho scoperto anche che ci lamentiamo anche del dono spirituale che Dio mi ha dato. Perché, Signore, io devo avere il dono di assistenza ai poveri e ai ammalati e non avere il dono di predicazione, che è quello più in vista, no? Quello che dove la gente sta lì ad ascoltare. Non è giusto, Signore, no? Eppure sta scritto nella Bibbia che i doni sono stati distribuiti secondo lo Spirito di Dio, per volontà dello Spirito Santo. Però ci ammazziamo gli uni gli altri perché il nostro dono è sempre minore, più piccolo. Non apprezziamo quello che Dio ci ha dato. Insomma, ci lamentiamo sempre. Sapete, dobbiamo sapere che quando ci lamentiamo, sì, è vero che ci lamentiamo per le persone, le situazioni della vita che non sono belle, non sono secondo quello che noi ci aspettiamo,
Ma indirettamente, sapete con chi ce la stiamo prendendo? Con Dio, che ha creato le persone, le relazioni, Dio che ha creato le istituzioni, Dio che ha creato le circostanze, le situazioni della vita. Noi ci allentiamo perché non abbiamo quello che vogliamo, desideriamo, però alla fine è con Dio che ce la stiamo prendendo. Vi ricordate nella Genesi? Nella Genesi, Adamo ed Eva, quando furono scoperti da Dio di aver mangiato il frutto proibito nel giardino dell'Eden, Adamo cosa disse? La donna che tu mi hai messo accanto, no? Tu mi hai messo accanto, la donna è lei che mi ha dato il frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Ed Eva poi, per discolparsi anche lei, ha detto: ma è stato il serpente, tra parentesi, che tu hai creato, no? Che mi ha ingannato e io ne ho mangiato. Vedete, la lamentazione non è qualcosa dei nostri tempi soltanto, ma ha le sue origini nel passato, dai nostri progenitori, Adamo ed Eva. Allora io mi sono chiesto: come possiamo evitare che noi di lamentarci continuamente? Come possiamo guarire da questo atteggiamento negativo che abbiamo un po', in modo particolare noi italiani? Ci sono anche gli altri che fuori del mondo, dall'Italia, che si lamentano. Ma io parlo del mio paese, che lo conosco abbastanza bene. Noi italiani, come possiamo guarire da questo atteggiamento negativo? Della lamentazione, del mormorare, del criticare. Allora io ho trovato la soluzione. Lo Spirito di Dio mi ha guidato su un passo della scrittura, che è il Salmo che ha citato stamattina Janet. Il Salmo 95. Vorrei leggervi questo Salmo. Per favore, potrei avere il posato, adesso. Grazie. Allora, vedete, voi cercate il Salmo 95. Io faccio questa bevuta che mi si è prosciugato a poco. Bene, allora vorrei leggere questo Salmo. Il Salmo dice così: è un Salmo che è scritto Davide, il re di Israele, e lui ha scritto così: venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo la rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi, e nelle sue mani sono le profondità della terra, e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare perché Egli l'ha fatto, e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e chiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura, e il gregge che la sua mano conduce. Oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meribah, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Signore, benedica la sua parola questa mattina nei nostri cuori. In questo salmo lo possiamo dividere in due parti. È un salmo di invito. Infatti la prima parola che troviamo, il primo verbo, è proprio questo: venite. Cioè Dio che ci invita a riunirci insieme per qualcosa. Venite, venite. E Dio ha sempre invitato le persone, ha sempre invitato la gente. Venite, venite. Gesù stesso ha detto: venite a me voi che siete stanchi e travagliati e io vi darò riposo. Venite a me però. Perché cercate in posti dove non c'è acqua, non c'è da mangiare? Venite, io vi seterò, dice il Signore. Io vi darò il cibo necessario. Quindi questo è un invito continuo che troviamo nelle scritture. Quindi la prima parte di questo salmo, dal 1 al 7, è un invito alla adorazione, alla celebrazione, a riconoscere chi è Dio. La seconda parte è pure un invito, però nel senso negativo. Un invito a non mormorare, a non lamentarci.
Dice: non inturite vostro cuore come a Meribà nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri vi tentavano. Allora, cosa è successo in quel tempo? Israele, io vorrei proprio parlarvi di questo stamattina, che noi pensiamo di conoscere Dio, ma non lo conosciamo abbastanza. Allora, nel tempo di Israele, Israele è stato, diciamo, perseguitato e oppresso per circa 400 anni in una terra straniera nell'Egitto, sempre in Africa, e quindi lui è stato, diciamo, ha vissuto proprio sotto la potenza del faraone per tanti anni. Non ce la facevano più. A un certo punto Dio ha ascoltato il lamento del suo popolo, è intervenuto tramite Mosè. Lui ha stabilito Mosè per liberare il suo popolo dalla potenza del faraone, e noi leggiamo nell'Esodo come Dio ha liberato potentemente il suo popolo attraverso le 10 piaghe d'Egitto, no? Cose che neppure i maghi di quel tempo potevano fare. All'inizio riuscivano a fare anche loro qualcosa, ma poi dicevano: no, basta, io non riesco più a fare questo, perché qui c'è la mano di Dio, c'è un'autorità superiore all'autorità che noi abbiamo. Infatti lì il conflitto era tra due autorità, quella d'Egitto, il faraone si credeva di essere Dio sulla terra, e l'autorità invece del nostro Dio, che è il creatore dei cieli e della terra. Per cui hanno visto come Dio li ha liberati, come Dio ha fatto cose grandi, cose potenti, meravigliose, come poi ha fatto passare il popolo attraverso il Mar Rosso, cosa impossibile. Più di 600.000 persone con donne e bambini dovevano attraversare questo mare, e ci avevano poi gli egiziani alle spalle. Che facciamo adesso? Il Signore ha detto, e Mosè ha detto: ha pregato il Signore, che facciamo? E il Signore ha detto: metti il tuo bastone nell'acqua e il mare si aprirà e voi passerete sull'asciutto. E così è stato. E tutti hanno visto come il mare si è aperto, come loro sono passati, come poi il mare si è richiuso e i soldati egiziani sono annegati in questo mare. E nessuno sopravvissuto di loro. Ma Israele, tutti salvi. Hanno visto pure, durante le 10 piaghe, la differenza che Dio faceva tra il suo popolo e il popolo d'Egitto. Le piaghe che mandava in Egitto non toccavano minimamente il popolo di Dio, che era così vicino. Erano una zona protetta. Per cui hanno visto tutto questo. Hanno lodato il Signore dopo che hanno attraversato il Mar Rosso. Hanno cantato: nessuno è come te. Ma subito dopo, andate a leggere il capitolo 16 di Esodo. Subito dopo il popolo cominciò a lamentarsi, a mormorare. È scritto qui che, versetto 2, capitolo 6, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aaron nel deserto: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Fossimo pur morti. Perché? Perché non avevano da mangiare, non avevano da bere, e cominciarono a lamentarsi. Si sono subito dimenticati chi è il Signore. La stessa cosa capita anche a noi. Abbiamo forse fatto esperienza con Dio nella nostra vita? Abbiamo visto il miracolo che ha compiuto nella nostra vita, come ci ha liberati dal peccato, come con mano potente. Abbiamo visto come Lui si è preso cura di noi all'inizio, ma subito dopo magari: Signore, ma ho bisogno di questo, io sto male, perché non mi ascolti, non vedi come, in che situazione mi trovo, ti sei dimenticato di me? Ci lamentiamo. Sapete,
Questo salmo vuole proprio insegnarci una cosa, che il rimedio per la lamentazione è adorare e celebrare il Signore. Io vorrei che questa mattina possiamo prendere questo concetto. Per poter guarire dal male della lamentazione dobbiamo adorare il Signore. Perché se tu adori Dio non puoi lamentarti di Lui. Perché se tu ti lamenti del Signore non puoi anche adorarlo. Con l'adorazione si esalta la grandezza di Dio, con la lamentazione si mette in dubbio la grandezza di Dio. Con la lamentela noi tentiamo Dio, lo provochiamo mettendolo alla prova. Con l'adorazione al contrario riconosciamo Dio che è, quello che ha fatto per noi, per la salvezza che ci ha dato. Che Dio è un grande re sopra tutti gli dèi, che è un Dio onnipotente, creatore di tutte le cose. Molti oggi si sono allontanati da Dio. Oggi molti vivono lontano da Dio, non adorano più Dio, anzi adorano il benessere, la prosperità. E Dio l'abbiamo messo da parte. E poi ci lamentiamo perché abbiamo i guai nella vita. Poi ci lamentiamo perché abbiamo le malattie, perché viviamo situazioni difficili. Ma dove sta Dio nella nostra vita? Dove l'abbiamo messo? L'abbiamo allontanato. Guai adesso a parlare di Dio nelle scuole. Guai a parlare di Dio fuori per le strade. La gente subito si irrita. Per cui abbiamo messo da parte Dio. Dio non è così tanto importante per noi. Però viviamo male. Ecco perché Dio dice a un certo punto, versetto 10, per 40 anni ho sopportato questo popolo, avendone disgusto di quella generazione, per il semplice fatto che continuamente si lamenta. Io non vorrei che Dio fa la stessa cosa a me. E che un giorno il Signore può dire: ma basta, figlio mio, figlia mia, ma stai sempre a lamentarti, ma non vedi quello che io ti ho preparato, non vedi quello che io ti ho dato, non vedi le persone, le circostanze, anche se a volte sono dure le circostanze, non ti preoccupare, io sono con te, pure se attraverserai le acque, io sono con te, pure se attraverserai attraverso il fuoco, io sono con te, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ma noi abbiamo dimenticato queste promesse. È vero che nella nostra la vita non è sempre facile, è vero, ma Dio ha promesso di essere con noi e di assisterci, di guidarci, come ha fatto per il popolo di Israele nel deserto. L'adorazione è il punto centrale della Chiesa, di coloro che credono in Dio. L'adorazione è l'aspetto più importante della nostra vita. Tu puoi fare opere di bene, puoi assistere gli ammalati, puoi camminare scalzo fin dove vuoi, ma se non adori Dio con tutto il cuore, è vano. È vano. Dio sta cercando veri adoratori, dice nel Vangelo. I veri adoratori che adorano Dio con tutto il loro cuore, che lo ringraziano ogni giorno, che lo esaltano. Per cui dobbiamo ringraziare il Signore piuttosto che lamentarci, sostituire alla lamentela il ringraziamento. Quando noi adoriamo il Signore, un forte terremoto si scatena nella nostra vita. Vi ricordate quando Paolo e Sila erano in carcere, in Atti 16:25, è scritto: verso la mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano inni a Dio, ed erano in carcere, era una situazione difficile. E gli carcerati li ascoltavano, ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene tutti si spezzarono. E c'era lì colui che custodiva i carcerati che diceva che stava per ammazzarsi, e allora Paolo si è detto: non ti ammazzare, noi siamo ancora qui. Quando noi lodiamo e adoriamo il nostro Dio con tutto il nostro cuore, avviene un terremoto spirituale dentro di noi, a tal punto che contagiamo anche coloro che sono attorno a noi. È scritto anche in Neemia che quando il popolo inaugurò le mura ricostruite in Gerusalemme, in quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici.
si rallegrò che Dio le aveva concesso una gran gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. Quando tu lodi Dio, la gioia dell'Eterno è dentro di te e nella comunità. E quella gioia si sente lontano. Tutti lo vengono a sapere, tutti ne sono contagiati. Tutti ne saranno attratti. Ecco il salmista che dice, oggi, ecco l'invito, oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Oggi lo Spirito Santo vuole dirci qualcosa di importante, di fondamentale, non induriamo il nostro cuore. Apriamo il nostro cuore al Signore. Riconosciamo Dio per quello che è e per quello che ha fatto nelle nostre vite. Ringraziamolo anche quando le situazioni non sono belle e piacevoli. Non è facile, ma solo se hai lo Spirito di Dio lo puoi fare. E se non hai ancora lo Spirito di Dio, chiedilo. Signore, entra nel mio cuore. Non voglio più vivere lontano da te. Non voglio più stare lontano dalla tua grazia. Accettami per come sono. E Gesù dice, io ti accolgo così come sei. Alleluia. Con amore, perché ho dato la mia vita sulla croce per te. C'è il canto che dice, come potrei dimenticarmi di te se io ho versato il mio sangue sulla croce per i tuoi peccati? Come posso dimenticarmi di te? Alleluia. Chi non si dimentica di coloro che hanno accettato Cristo nel loro cuore per la fede? Se non hai ancora fatto questo passo questa mattina, è il momento giusto. Non ti schierare con quelli che si lamentano, che brontolano, che criticano sempre verso gli uomini e verso Dio. Schierati invece su quello che è coloro che adorano, ringraziano, celebrano il Signore per le grandi cose che ha fatto per noi. C'è un passo che dice nel Salmo, Dio ha fatto grandi cose per noi e noi siamo nella gioia. Ma perché questa gioia non c'è a volte? Perché adoriamo poco. Lo celebriamo poco. Per cui oggi lo Spirito Santo ci mette davanti una sfida. Da che parte vogliamo stare? Tra coloro che sono lontani da Dio, non adorano Dio, o dalla parte di coloro che vogliono seguire Gesù e adorare Dio per quello che Lui è e ha fatto? A te la scelta. Ma quanto noi che abbiamo creduto, noi sappiamo che è Dio il nostro libertatore. L'abbiamo sperimentato nella nostra vita, vero fratelli? Noi in questi 6 anni in Africa abbiamo sperimentato la guida del Signore, la potenza del Signore e la sua protezione. Prima di partire io e mia moglie avevamo tanti perplessità. Signore, ma proprio lì dobbiamo andare? Dice sì. Però lì come faremo con la scuola? Come faremo con i ragazzi? Come faremo? Non ti preoccupare, tu mi devi obbedire e basta. Noi abbiamo soltanto, non abbiamo fatto niente di speciale, cari amici e fratelli, non abbiamo fatto niente di speciale in Zimbabwe. Abbiamo solo semplicemente ubbidito, cosa che è richiesta a tutti i figli di Dio. Abbiamo ubbidito, siamo andati e Lui ha preparato ogni cosa per noi. Ci ha protetti, ci ha benedetti, i nostri figli hanno trovato fratelli e sorelle, amici. Stavo duro a lasciarli? Qualcuno ha trovato moglie. La nostra cara amica, sì, che abbiamo conosciuto lì, abbiamo lavorato insieme. Poi il mio amico, grande amico e fratello in Cristo, Bernardino, ha trovato famiglia, ha trovato moglie. E la bellissima Lusanda che adesso sta di là. Dio è meraviglioso, fratelli. Dio fa cose grandi. Non lamentiamoci, piuttosto adoriamo. Amen. Sei a casa tua, in privato, prendi del tempo davanti a Dio. Voglio adorare Lui, voglio avere questo rapporto intimo con Lui. Prendi del tempo, non ti fai prendere il tempo delle cose da fare, delle situazioni della vita, eccetera, delle circostanze. No, prendi del tempo. E se noi non abbiamo trascurato questo aspetto, fratelli e sorelle, non è che è finita. Possiamo sempre rimediare. Confessiamo i nostri peccati a Dio.
perché è scritto che Egli è fedele e giusto da perdonarci in ogni nostro peccato. E Lui sia glorificato nelle nostre vite. Grazie. Vorrei pregare. Padre Celeste, noi vengo davanti a Te questa mattina ringraziandoti per la Tua presenza in questo luogo, Signore. Grazie, Signore, perché lo Spirito Santo ha voluto ancora una volta ricordarci l'importanza di avere un rapporto con Te, di incontrarci con Te, di adorarti, di celebrarti, di ringraziarti per tutto il bene che Tu ci fai, Signore, per tutto il bene che noi abbiamo. Perdonaci, Signore, per le volte che ci lamentiamo, che mormoriamo, critichiamo i fratelli, critichiamo gli uomini, le persone, le autorità. Perdonaci, Signore. Abbi Tu grazia, misericordia verso di noi. Signore, noi non vogliamo fare la stessa cosa che ha fatto il popolo di Israele nel deserto, che Ti ha rinnegato, che Ti ha tentato tante volte, addirittura dicendo: ma Dio dove sta? Ma noi vogliamo riconoscere la Tua presenza ogni momento, anche quando c'è burrasca, anche quando c'è tempesta. Noi sappiamo che Tu sei lì, sei con noi e che non ci abbandonerai mai. Ti prego, per se c'è qualcuno questa mattina, Signore, che possa avere un incontro personale con Te, che il Tuo Spirito possa parlare al suo cuore e possa arrendersi ai piedi della croce e confessare Gesù Cristo, il Signore e Salvatore della sua anima. Ti prego, Signore, Ti ringrazio per quello che Tu hai fatto per me, per noi, per la nostra salvezza. Tu sei un Dio meraviglioso, nessun altro Dio è come Te. Tu sei il nostro liberatore, sei il nostro Signore e il nostro Salvatore. Tu sei risorto, Signore, Tu vivi in eterno. E Tu tornerai presto, Signore, per portarci con Te in cielo. Questa è la nostra gioia che abbiamo e stiamo aspettando quel grande momento, Signore. Aiutaci a camminare in questo mondo essendo degni di Te, Signore. Figli Tuoi che portano in alto la parola della vita per la salvezza delle anime. Nel nome di Gesù ti lodo. Amen. Amen. Amen.